Allora, eccoci a luci rosse e andiamo a vedere come inquadrare bene una foto e quindi come sistemarla per poi andare a stamparla. Allora, io ritengo che il modo migliore per inquadrare, quello più facile che stressa meno gli occhi, è effettivamente lavorare a luci rosse e anche con poche luci rosse in modo da avere semplicemente la luce dell'ingranditore, vedete, e quindi avere appunto solo quella illuminata, non avere nessun tipo di interferenza e quindi andare a lavorare con un contrasto più forte, con una luce più forte. Allora, la prima cosa da notare è che appunto se noi ingrandiamo, cioè se alziamo l'ingranditore, la nostra immagine si allarga. Io adesso vi metto qua un foglio più grande, vedete quanto si è ingrandita. Ma se io abbasso il mio ingranditore, l'immagine va a rimpicciolirsi. Quindi questo è un dato molto importante ed è sempre importante andare a settare la dimensione corretta del nostro fotogramma, perché andare ad alzare o ad abbassare la nostra fonte luminosa andrà a determinare un cono di luce differente. Questo accendo un attimo la luce per spiegare questo concetto. Allora, quello che succede è che noi abbiamo appunto un cono di luce che viene proiettato poi sul piano di stampa. Però se io la fonte della mia luce è sempre la stessa, ipotizziamo sia ad esempio 220 watt la potenza della lampadina, così tanto per. Se io ho quest'aria e quindi ho questo cono di luce, la mia intensità di 220 volt di lampadina deve essere racchiusa all'interno di quest'area. Ma se io vado ad allargare e quindi vado ad ingrandire la mia foto e conseguentemente anche l'area di stampa che si ingrandisce, questo significa che l'intensità della mia luce, quindi 220 volt, saranno distribuiti in un'area maggiore. Ed praticamente funziona un po' come la pressione, che è una forza suddivisa in una superficie, e questo è lo stesso ragionamento. Perciò, che cosa succede? Che se noi andiamo ad alzare l'ingranditore come in questo caso, essendo l'intensità della luce distribuita in un'area maggiore, nel singolo punto l'intensità sarà inferiore rispetto a lavorare abbassando l'ingranditore. Quindi questo vuol dire che andremo a sfasare i nostri tempi di stampa e i nostri provini non saranno più veritieri. Quindi, per evitare queste situazioni, andiamo perciò a cercarci un controtipo del formato di stampa. Io adesso andrò a stampare un 13x18, scusate, un 10x15, quindi utilizzerò questo foglio, mentre questo per esempio è un 13x18, questo qui, quindi questo non mi interessa, lo tolgo e vado ad assicurarmi che tutta l'immagine che mi interessa sia racchiusa all'interno di quest'area. Quindi una volta che vedo che comunque ci siamo, vado a sistemare all'interno dell'area perfettamente il mio negativo, perché ora eccoci qua, come vedete. Allora, eccoci qua. Vi ho fatto un ingrandimento, lo mettiamo un po' meglio a fuoco, eccoci così. Allora, vedete che cosa succede? Che una volta che io ho la mia area, poi posso scorrere i miei fotogrammi e quindi devo semplicemente andare ad inquadrarmi il mio fotogramma, cioè il fotogramma che mi interessa. Quindi mi sistemo la cornicetta.
Ok, a questo punto quindi abbiamo schiacciato completamente il negativo sulla mascherina. Lo step successivo è quello di andare a focheggiare con un focometro. Vi accendo la luce un attimino. Eccoci, quindi una volta che abbiamo, eccoci, quindi una volta che abbiamo sistemato il nostro fotogramma all'interno, quello che dobbiamo fare è andare a focheggiare con il focometro. Io adesso non sono in grado di fare un video all'interno del focometro, quindi vi dirò semplicemente cosa dovete fare. Allora, dovete andare, ops. Allora, dovete andare a sistemare qua, che è il fuoco. Potete avere anche un soffietto, dipende dall'ingranditore che avete. E quando andate a utilizzare questi piccoli movimenti per il fuoco, dovete anche essere in grado di vedere all'interno di questo focometro. Ecco qua, io l'ho aperto, si mette sotto il fascio di luce, si controlla con un occhio all'interno e si deve vedere l'immagine che si riempie di una serie di puntini, una rete di puntini che rappresentano i sali d'argento del negativo. Quando noi siamo in grado di vedere questa rete di puntini, allora abbiamo praticamente messo a fuoco la nostra foto. Una volta poi che è stata messa a fuoco la foto, andiamo a chiudere il diaframma, sistemare i filtri all'interno del portafiltri dell'ingranditore, chiuderemo il nostro filtro rosso e saremo pronti per andare ad aprire la carta e iniziare i nostri provini. Mi sono dimenticata di dirvi all'inizio che queste operazioni io preferisco sempre farle con un diaframma tutto aperto e senza filtri di contrasto e anche senza il filtro rosso, perché sono tutte azioni che vanno a togliere un pochino di luce e quindi rendere il mio fascio luminoso più debole e quindi alla fine risulta più difficile, sforzo di più gli occhi e a me personalmente non piace. Quindi poi settare il diaframma dell'obiettivo, mettere il filtro di contrasto e chiudere il filtro rosso saranno tutte azioni che farò alla fine. Benissimo, questo è tutto. Io spero che il video vi sia stato d'aiuto, lasciatemi un commento e fatemi sapere le procedure che attuate voi. Se il video vi è piaciuto, come al solito, lasciate un like. Questo è tutto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!